le parole sono uno strumento, anzi sono, per fare una frase, una vera e propria arma. E le parole della periferia, le parole che poi sono quelle dell'anima, quelle del cuore, sono importanti anche appunto a livello sociale, perché tutto è sociale, ogni giorno è sociale, ogni volta che uno si sveglia la mattina sceglie di fare o il bene o il male, quindi automaticamente stai operando e vivendo il sociale. Quindi la parola è uno strumento forte che può anche far male, ma soprattutto far bene, perché può dare un riscatto, una rivincita. Ecco, per quando se a volte pensi di essere poco apprezzato, la parola può far cambiare idea a chi ascolta, anche perché la parola è un fatto che poi genera un qualcosa da ascoltare. E l'ascolto è il vero e proprio fondamento, no, della socialità, dello stare insieme, del condividere. È importantissimo non tanto per il concetto della musica, cioè insegnare musica oppure a scrivere una canzone. L'importante è dare una passione, avere una passione. Quindi quando tutto va male, concentrarsi su quello che può farti cambiare, può farti vedere il bicchiere mezzo pieno, il famoso bicchiere mezzo pieno, quando in realtà potrebbe essere mezzo vuoto. Quindi io, più che insegnare musica, perché non mi reputo un professore, un maestro, più che insegnare a scrivere, perché la scrittura è personale, non la insegni, puoi insegnare un po' il metodo, ma quello che scrivi è tuo. A me piace insegnare la passione, perché sono una persona che vive di passione e credo che appunto la passione sia il vero motore di tutte le cose, altrimenti se a te non ti va, non hai passione di fare una cosa, quella cosa non la fai. E le parole appunto che raccontano questa passione sono importantissime, soprattutto quelle di chi ha una cassa di risonanza bella forte, bella ampia. Io nel mio piccolo cerco di dare, ecco, dei messaggi che possono essere positivi, di speranza, ma ci sono anche messaggi più crudi. I messaggi più crudi forse però sono quelli che a volte arrivano di più, arrivano a più orecchie, e io non penso che sia sia colpa di chi fa, o colpa del genere, o colpa di un film. Io penso che il messaggio è messaggio in quanto tale, bisogna recepirlo, bisogna capirlo, anche perché, ecco, realtà di periferie, realtà di provincia, anche realtà notturne, insomma, dal tutto ciò che è vita ha i due lati della medaglia, no? C'è il brutto, c'è il bello, c'è il nero, c'è il bianco, quindi sono importantissimi qualsiasi messaggio, l'importante è che venga recepito e che venga poi canalizzato in un cerchiamo di migliorare e non di emulare, basta. Questa per me è la cosa importante. Allora, vi posso spoilerare che ho finito di scriverlo e su qui ci siamo. Poi mi mancano un paio di pezzi da registrare e abbiamo un titolo, ma non ve lo dico, quindi state sintonizzati pure magari sulle varie pagine social. E posso dire però di stare facendo, forse è vero, ogni artista dice che l'album è sempre il più bello, il prossimo album è sempre il più bello, però veramente ci sto mettendo anni e anni di vita, perché ho cominciato a scriverlo nel 2021 ed oggi, ad oggi lo sto completando, quindi ci sono veramente tanti passaggi di vita che abbiamo vissuto di recente, c'è tanta introspezione, c'è la crescita, perché come dicevo già in qualche altra intervista, credo di stare crescendo molto nell'ultimo periodo, sia a livello proprio personale, spirituale, che anche a livello effettivamente anagrafico, quindi ho tanto da dire e vorrei anche dare tanto.